Fatemi intervista. Volentieri, caro, volentieri. Caffettino? Caffettino, grazie. Vai. Sono il primo non giornalista che ti fa un'intervista. 28 anni, sei nato a Battipaglia, provincia di Salerno, dove hai iniziato a giocare a basket. Dopo sei andato a Veroli, poi Teramo, Virtus Bologna e anche la nazionale, a sventolare degli asciugamani. La domanda che ti farebbero tutti adesso, a che età primo scippo? Sarebbe meno la notte dei denti, dai. A scuola come andavi? Marinavi abbastanza? Onestamente no. Galleggiavo. Galleggiavi? Sì. Materie in cui andavi meglio? Matematica lo fa. Non dirmi italiano, che non c'è italiano nessuno. Okay. Matematica lo fa. Rubavi dei voti? Dei sei o rubavi sei? Alla grande, sgaffavamo sempre dei sei almeno. Ok. Allora, Pepe, parliamo di ragazzi. So che sei fidanzato, giusto? Fidanzatissimo. Innamoratissimo? Innamoratissimo. Pensate già al matrimonio, bambini? Sei ancora giovane. Sì. Invece a che età hai dato il primo bacio? Perché ho saputo che l'hai dato grazie al gioco della bottiglia, il famoso gioco che fanno tutti i ragazzetti. Sì. E subito dopo il gioco della bottiglia ho saputo che hai rubato la bottiglia perché è un rarissimo problema di Montalcino. No, classico bacio rubato. Non ricordo l'età, però. Stranamente, no? Stranamente. Svelami un segreto, Peppe, a cosa saresti disposto a rinunciare per essere una stella dell'NBA? Wow. Contento di quel che sono, la verità è chi non vorrebbe essere una stella NBA, sogno per tutti, però dai, qualcosa di prezioso a quale rinunceresti? Il ricordo, addirittura il tuo record di punti da quando sei professionista, se non sbaglio 51 punti contro Forlì, che dopo insomma con la tua prestazione aveva addirittura pensato di ritirarsi dal campionato. Allora, torniamo indietro di qualche mese. L'europeo con la nazionale italiana, cosa ti è rimasto di questa bellissima esperienza a parte gli iPhone della nazionale greca? Il cellulare della mia squadra. Cosa avresti dato per essere un po' più in campo nelle ultime partite in cui sembrava che la benzina dei titolari fosse insomma abbastanza esaurita? Non mi incasso mai il gioco di più di me in nazionale, logicamente ci tengo a vincere e puoi sempre dare il tuo contributo, però è una roba diversa. Cioè. Ti ha chiamato Mimmo Morena per complimentarsi per come sventolavi l'asciugamano? Partendo dal presupposto, non l'ho mai fatto in carriera, perché ho sempre giocato in quintetto in tutte le squadre da 10 anni a questa parte. Se state, l'ho fatto volentieri, perché quando sono in campo i miei amici della panchina mi caricano, mi caricano un qualunque gesto della panchina, io mi carico. E hai mai pensato di andare all'estero? Non dico Formentera, intendo giocare. Può darsi, vediamo. Sarebbe una bella idea fare un'esperienza, è da giusto, sono maturo, sono 28 anni, ho fatto tanti anni in Serie A, è un'esperienza da sto fare volentieri. La Virtus sta tornando nell'elite del basket, è per questo che sei fuori squadra? No, ho trovato il Magan. No, mi auguro per loro che se lo meritano tutti i tifosi Virtus, che tornino a rivedere delle finali scudette, delle coppe. Prima mi hai detto che probabilmente andrai all'estero, però insomma una delle società che ha più soldi in Italia, Milano, probabilmente avrebbe bisogno di un playmaker. Se ti chiamasse Armani e ti dicesse che sei l'uomo giusto per lui. Bah, non lo so, è un po' stretto. No, a parte gli scherzi. Tutti
vorrebbero giocare a Milano in questo momento. È una delle società più organizzate, più ambiziose d'Europa. Dillo, è dove ti darebbero più soldi? No, non siamo mercenari. Extra Basket invece, progetti per il futuro, non so, a parte una rapina al British Museum, alla Banca Centrale Europea. Ma adesso abbiamo un obiettivo, rubare la white card del mondiale. Bravo. Allora Peppe, grazie mille. Grazie veramente. Saluto a tutti i ragazzi del giorno tipo. Ricordati sempre il settimo comandamento, che è non rubare, ragazzi. Bravo. A parte gli scherzi, non ho mai rubato niente. Sì. Prendiamo una foto a ferro, dai, guarda, so qualcosa di momento. Ma dov'è il foglio? Peppe.